Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori. Video annuncio ragazzi, sto per sposarmi. Sto per sposarmi, sì, e sto per spendere anche un sacco di soldi. Che di solito quando uno si sposa con una donna spende un sacco di soldi. Ma non sto per sposarmi con una donna, anche se la cosa con cui sto per sposarmi ha il nome da donna, ossia Silvia. Oh, a Silvia, perché sei tu a Silvia? Ovviamente non era questa la poesia, ma da un brutto ignorante come me che cosa potevate pretendere? Ora cerchiamo di portare questo video verso la parte diciamo più seria del Nicolò Passione Motori, tralasciando magari l'ignoranza, sì, qua ma non proprio, cioè un po' di lato, ok? Abbiamo qua il nostro tablet dove mi sono segnato tutti i punti che voglio toccare per spiegarvi come mai sto facendo questo acquisto, questo matrimonio. Ho chiesto su Instagram di farmi alcune domande, me le avete fatte, me le sono segnate e andrò a rispondere anche a quelle. Allora, sto comprando una Silvia. Perché? Tralasciando il fatto che è un'auto giapponese, trazione posteriore, turbo, ed è una Nissan Silvia, cioè te lo devo anche spiegare? La sto comprando non solo perché piace a me, ma soprattutto per un discorso di investimento. Investimento nella mia immagine, perché la Silvia che vi sto per mostrare non ce l'ha praticamente nessuno in Italia e forse neanche al di fuori dall'Italia, quindi comunque farà un po' di casino visto che sarà presente in molti eventi. La compro per pubblicità, non solo per pubblicizzare me stesso ma anche per pubblicizzare gli sponsor che si stanno apponendo su questa Silvia, quindi se siete un'azienda, se siete un'attività, un qualcuno che vuole pubblicizzarsi, anche una pagina Facebook, YouTube, qualsiasi cosa voi vogliate pubblicizzare, scrivetemi alla mail qui sotto, yammarino94@gmail.com, per appunto metterci d'accordo. Sostanzialmente questi sono i motivi del perché sto comprando una Nissan Silvia. Come la sto comprando? Uno dirà, perché come ben sapete non sono di famiglia ricca, non guadagno migliaia e migliaia di euro al mese e quindi uno dirà, ma com'è che la stai comprando? Sottolineando il fatto che sto ancora pagando l'Abarth e avrò finito tra poco, mi sono fatto un culo così. Cioè, col tablet e così, praticamente. Ho messo via un bel po' di risparmi in questi anni, sia nei 3 anni dove ho lavorato come operaio in fabbrica, 3 anni diciamo un po' merdosi. Chi di voi ha fatto l'operaio in fabbrica o in una ditta sa benissimo che cosa intendo. Qualsiasi tipo di operaio, perché quello che faceva schifo non era il lavoro, era l'ambiente. Quello è il problema. Quindi dopo aver messo via un po' di quei soldini lì ho deciso di investirli. Ovviamente poi in questo anno che ho fatto da libero professionista, oltre a pagare oltre 10.000 euro di tasse, qualcosa l'ho messo via, ecco, diciamo. Però ovviamente non bastano per comprare una Silvia intera. Quindi come ho fatto? 1. Finanziamento. 2. Sponsor. 3. Il vostro aiuto. Li ho detti proprio in ordine crescente, cioè il top dei soldi ovviamente li ho messi io col finanziamento, poi ho avuto molti aiuti, li sto avendo dagli sponsor e ovviamente poi arrivate anche voi con le vostre donazioni eccetera eccetera. Infatti farò partire poi delle live da qua fino a non so quando, dove giocheremo e rideremo insieme e nel frattempo cercherò di tirare su qualche spicciolo per portarci a casa il prima possibile il mezzo. L'idea del Silvia Project è un po' diversa rispetto a quella del BMW, nel senso che sarà più completa, non ci sarà solamente modifiche drift, ma ci saranno anche delle partecipazioni comunque a eventi, eventi in pista, eventi statici. Ho in mente delle serie fighissime, una serie che vi dico solo il titolo, si chiamerà Toghe Italia. Toghe Italia, cioè avete già capito, ok? Siccome la gente col BMW lacrimava per il fatto che dovrò regalarlo e lacrimo un po' anch'io per il fatto che dovrò regalarlo, questa qui invece rimarrà.
e il progetto BMW continuerà in un altro modo, poi vi spiegherò. Alcune delle serie che porterò sono, beh, non ve le spoilerò tutte, comunque una sicuramente sarà una serie un po' underground, un po' simile a Tokyo Drift, per prendere spunto diciamo da un film, dove visiterò praticamente tutti i raduni ed eventi più importanti, diciamo, del nord Italia, centro Italia, vediamo quanto mi sposterò. Comunque li voglio visitare tutti con riprese stile Tokyo Drift, quindi arrivare con la Silvia, magari ci metterò qualche neon sotto giusto per gli eventi. Tra poco vi spiego la macchina e ve la farò anche vedere, non vi preoccupate. Per chi donerà tot durante le live ci saranno anche delle ricompense, ma questo lo scoprirete durante appunto le prossime live che farò. L'Abarth, mi è stato chiesto l'Abarth che fine fa. L'Abarth rimane perché è stata appunto la prima macchina che mi sono comprato. Nessuno mi ha mai comprato una macchina, nessuno mi ha mai comprato una moto, mi era stato solo comprato il motorino quando avevo 14 anni, il resto me lo sono comprato tutto da solo, quindi prima macchina che mi compro da solo, che mi sono fatto comunque il mazzo per mantenermi, quindi assolutamente non la vendo. E poi vi avevo anche spiegato che ho un valore affettivo con quella macchina perché mio nonno aveva una A112 Abarth rossa con cofano nero, robe nere eccetera eccetera, e quindi diciamo che un po' rivedo in questa macchina anche la macchina di mio nonno che non c'è più. Quindi l'Abarth non si vende. Tante volte mi è stato chiesto, ma dopo l'Abarth? No, non è dopo, è insieme. Fa niente che sono povero e lo divento sempre di più. L'Abarth non si vende. Come vi dicevo, per il BMW Drift Project continuerà, nonostante il BMW 318iS mio, che comunque non è mio ma è vostro, verrà regalato ad uno di voi, però continuerà con un altro BMW meglio ancora di quello, quindi non preoccupatevi, il BMW Drift Project continuerà. Non vi nascondo che investendo in tutti questi progetti, cioè non so se vi siete resi conto, ma io sto investendo comunque nel Drive Intel 2.0, che avrete visto sicuramente una qualità maggiore rispetto al solito. Sto investendo in un'altra serie che si chiamerà Passione Motori Show, che sarà una serie dedicata alla pista, non vi dico altro perché sennò poi dopo vengo copiato, purtroppo su YouTube Italia ogni volta propongo una roba e poi vengo copiato, quindi non ve lo dico finché non uscirà. E poi sto investendo in altre serie, una dedicata alle modifiche auto, quindi è una cosa a parte al BMW, proprio modifichiamo qualsiasi genere di auto per un determinato scopo e lo vedrete, e un'altra serie ancora che è dedicata ad un'ignoranza veramente atomica, che vabbè, lasciamo stare. Sappiate che ci sto mettendo tutto me stesso, quindi voletemi bene. È arrivato ora il momento di farvi vedere la Silvia. Vi faccio vedere prima delle foto, adesso in sovraimpressione. Queste foto sono state scattate dal meccanico che la sta vendendo e non sono fantastiche. Però poi quando sono andato a portargli la caparra, come la volete chiamare, perché ho già fermato la macchina, ho fatto qualche altra ripresina. In realtà l'ho fatta fare alla mia ragazza, perché la mia ragazza era più vicina, quindi gli ho detto: ascolta, per favore passa di là e fai due riprese alla macchina. È una bomba perché è una Nissan Silvia Spec R, quindi è il modello ovviamente con l'SR20 DET, quindi è un 2000 turbo benzina che nasceva con 250 cavalli, ma vi dico ne ha di più, non vi dico quanti di più, vi dico che ha tante modifiche, la potete già vedere, addirittura roll bar eccetera, ma tutto quello che ha su è omologato a libretto. Questo vuol dire che con quella macchina io posso girare ovunque, posso andare ovunque, posso andare a eventi, posso andare a raduni, posso andare in pista, posso andare in strada, ovunque. Ed è questa la cosa figa, pubblicità veramente ad alto impatto, ecco, perché se uno si vede una Silvia viola, anche se non conosce che è una Nissan Silvia, si vede una macchina da drift viola girare per le vie di Milano, due domande se le fa. E quando legge scritto sopra, che ne so, Passione Motori, poi sponsor Tizio, sponsor Caio, torna a casa e dice a sua moglie: oh, ma fratella, ma lo sai che cosa ho visto? Ho visto piripicco piripacchio, ma dai, veramente, cerchiamo su internet, taradaradarada. E il gioco è fatto. Io direi che poi durante le live che farò di raccolta fondi vi farò sapere
quanto sto raccogliendo, perché a me piace essere cristallino come abbiamo fatto col BMW, e quindi vi faccio sapere quanto sto raccogliendo e quanto manca al traguardo, quanto costa la macchina, eccetera eccetera. Voi rimanete sintonizzati su questo canale perché ci saranno un bel po' di live da adesso in poi, senza togliere gli altri video. Sono un'aggiunta, diciamo un appuntamento giornaliero dove stiamo insieme, ci divertiamo e speriamo che qualcuno voglia contribuire al Silvia Project. Passiamo ora alla parte finale del video, dove mi avete fatto delle domande. Io me ne sono segnate 11, perché diciamo che alcune si ripetevano, quindi più o meno erano queste 10-11 domande che continuavano a girare, e ora vi rispondo. Domanda 1. Allora, c'era un ragazzo che mi chiedeva praticamente come è possibile che la macchina abbia i pezzi omologati in Germania. Allora, sostanzialmente il gioco è molto semplice. Se voi volete montare qualsiasi cosa che non sia omologata a libretto su una macchina in Italia, non lo potete fare sostanzialmente. In realtà si può fare, c'è un iter lunghissimo, un sacco di soldi da spendere, bisogna avere il nulla osta della casa produttrice. Guardate, è una roba impossibile. Ci sono addirittura aziende italiane che si occupano di prendere il vostro veicolo, mandarlo in Germania, fargli fare le modifiche che voi avete richiesto. In Germania viene visionato, lo provano, ovviamente lo omologano, vedono che è tutto in regola, che segue le normative, cioè anche se mi metti delle gomme più larghe, se rispetta la frenata, se tiene meglio la strada, eccetera eccetera, meglio, giusto? In Italia non è così. In Germania quindi fanno questo, ti fanno il libretto in tedesco e te la rimandano in Italia. Cosa fai quando la macchina ti torna in Italia? Semplicemente la immatricoli in Italia traducendo il libretto da tedesco a italiano, e quindi tu ti trovi con una macchina che ha libretto, ha tutte le modifiche, quindi è una macchina che ha tutto omologato. Semplicemente non stai infrangendo la legge. Questo non lo fa solo la Germania, lo fanno anche altri paesi. La Silvia ha modifiche al motore? Sì, ha anche modifiche al motore. Le modifiche sono soprattutto a tutto quello che c'è intorno, ma c'è anche delle modifiche al motore, boost controller eccetera, ma non vi dico i cavalli e non vi dico che modifiche per ora. Come l'hai trovata? Perché io non la trovo da nessuna parte. Mio caro, allora, non la troverete da nessuna parte, perché questa macchina è di un'officina e praticamente sono riuscito a beccarla grazie a un mio patron che si chiama Nicolò. Lui è della zona, mi ha detto: guarda che c'è questa Silvia in questa officina, quindi vai a darci un occhio perché secondo me è una bella macchina. Sono andato a dargli un occhio, sono rimasto sorpreso dalla macchina, ho fatto due parole anche con Teo per capire se era un investimento giusto, se poteva essere una buona idea. E sì, è una buona idea, è un buon investimento anche per il prezzo che ha la macchina, il valore che poi ha e che continuerà ad avere sempre di più. E quindi sono riuscito a prenderla, diciamo a fermarla, ancora prima che il proprietario la mettesse online in vendita, anche perché se l'avesse messa online, secondo me nel giro di 2 settimane sarebbe scomparsa. Mi chiedete se ha la guida destra? Sì, ovvio, è una giapponese JDM pura, quindi ha la guida destra. Che cosa mi piace di più della macchina? Che è esageratamente sfrontata, c***o. Cioè, è viola. È viola cangiante. Cioè, nel video non si vede molto perché è buio, perché è un pochettino impolverata, ma ragazzi, fa paura. Mi chiedete quando la prendi? Io ho già dato la caparra, ho già preso anche un bel po' di cash qua e là, tra sponsor e finanziamenti e c***i vari, ma non li abbiamo ancora tutti. Nelle live vi dirò. Comunque io spero di prenderla entro un 2-3 mesi, spero anche prima, ma comunque questo è un percorso che faremo insieme. Come avete visto col BMW, a me non è che piace dire bam, arrivo, ragazzi, macchina nuova, sì, e ho fatto i soldi, scherzi. No, mi piace fare un percorso insieme fino ad arrivare a prenderla e fare un progetto che abbia un senso. Domanda 8. Perché la Silvia e non un'altra? Semplicemente per l'occasione che io ho trovato di questa Silvia. Anche perché, essendo un'auto che ha 20 anni, ci sono delle agevolazioni. Io adesso non sto qui a dirvi le agevolazioni perché ne ho lette di tutti i colori. Cioè, c'è un sacco di gente che non sa assolutamente nulla delle agevolazioni che si possono avere sulle auto ventennali e non sa
che ci sono differenze da regione a regione, cioè se tu sei in Calabria e io sono in Lombardia e mi vieni a dire no, non sai niente, non è vero, se non la iscrivi ASI non hai lo sconto, zio, ti devi informare sulla regione in cui risiedo io, perché magari tra Lombardia e Calabria è un po' diverso. Detto questo, l'ho trovata, mi è piaciuta, non so neanche io come dirvi, è come se mi avesse detto sono la macchina giusta, mi devi prendere. Quindi ho detto ok, prendiamola, perché comunque con le agevolazioni non mi costa quasi niente mantenerla, quindi diciamo che il grosso è comprarla e poi mi ritorneranno comunque, cioè è un investimento, no? Qualcuno mi chiedeva perché non una Skyline eccetera. Beh, innanzitutto perché appunto non è abbastanza vecchia, poi dipende dalla Skyline, ma per dire una 34 non è abbastanza vecchia per rientrare nelle agevolazioni, ma poi una 34 costa ormai 50.000 euro se prendi una GTR. Non prenderei una GTT, cioè vorrei la GTR. Come per la Silvia è la Spec R Nismo, la Supra, se dovessi prenderla, la prendo automatica aspirata? No, turbo manuale, ma così costa 40.000 euro, cioè capite che la Silvia perché? Perché è quello che posso permettermi, perché è fantastica, perché ci sarà tanto da divertirsi con quel genere di macchina e perché non mi costa niente mantenerla essendo un'auto vecchia. Domanda 10, cosa ci farai di tutto? Track day, drift, toghe stradale, tutto. 11, ci farai modifiche anche al motore? Ovviamente sì, dopo che l'ho presa la personalizzerò, la modificherò sia esteticamente che di motore. Bene, direi che non abbiamo altro da dire, non rimane che dirvi che vi aspetto alle prossime live, ovviamente, per raccontarvi ancora di più di questa macchina, per divertirci, perché comunque saranno live specialmente penso dove giocherò a Need for Speed, ma magari anche vedendo video in stile Domenica con Passione Motori, poi vediamo, e anche perché ho ovviamente bisogno del vostro aiuto. Se volete già dare un aiuto trovate in descrizione il link per la donazione di PayPal, altrimenti ci si vede in live e potrete donare, leggerete anche sotto in descrizione le ricompense che avrete in base alla donazione che sceglierete di fare. Io vi ringrazio per la visione, spero di avervi raccontato un po' tutto. Il video di oggi era così, un video dove dovevo spiegarvi tante cose. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente domenica. Grazie della visione e ci vediamo domenica. Bella! Per non perdervi altri video, mi raccomando, ricordatevi di premere il tasto iscriviti sul canale e, importantissima, la campanella per ricevere le notifiche. Miami.